risposta. Poi vediamo magari. Buonasera a tutti, ringrazio il dottor Pagano di questa iniziativa, saluto in modo gradito la presenza del ministro Orlando. Cercherò di essere sintetico, dare degli spunti di riflessione a tutti e in primis al ministro. Sono contento che da tempo noi ci battiamo per la tutela del suolo, quindi praticamente salvare il suolo coltivabile da tutti questi interventi di cementificazione e quant'altro. Per ciò che riguarda quello che è stato detto precedentemente dai miei colleghi, sia dalla Patrucco che da Sarti, condivido al 100% quello che hanno detto. E quindi volevo dire, per ciò che riguarda sempre il discorso delle rinnovabili, bisogna stare attenti a non decidere nelle rinnovabili che sottraggono il territorio all'agricoltura, ma bensì queste rinnovabili che vengono eventualmente realizzate, non so, su delle superfici tipo i tetti delle scuole, i tetti delle case, come anche la Daniela prospettava questo tipo di energia. Sono per l'efficienza energetica e il risparmio energetico. Mi dispiace che Spezia sia come Londra, illuminata come Londra per le feste di Natale, avrei preferito che fosse illuminata come una piccola cittadina. Ciò che riguarda il discorso energetico, vi porto un esempio che è una città di 30.000 abitanti in Spagna, raccogliendo l'olio per l'auto dell'amministrazione, dei ristoranti e quant'altro, porta avanti una centrale elettrica che illumina tutta la città. Quindi è già un esempio e non va a inquinare il mare. Per ciò che riguarda il discorso della tutela dell'ambiente, direi, come ci insegnavano gli antichi romani, il diritto romano agrario ce lo insegna, che i fiumi avevano una parte ben definita di zona franca, quindi non si vanno a fare le case sul ciglio dei fiumi, bensì ad adeguate distanze. Noi come Uberto avevamo chiesto 10 km. Adesso venga valutata questa. Quindi per ciò che riguarda le politiche energetiche, quindi innanzitutto risparmio e efficienza energetica e portare la centrale Spezia, che già negli anni 60 facevo quelle dimostrazioni contro la centrale, e venga innanzitutto fatto l'indagine epidemiologica al più presto possibile. Purtroppo per ciò che riguarda le malattie tumorali un'indagine ci vuole molto più tempo, e io siccome faccio parte anche come... Non sono io che le devo dire. Grande Antonio. Di cosa parliamo? Olio combustibile che inquina uguale. Cambiamo sto cazzo di pianeta. Chi è che parla di avvenuto? Anche quello che sta facendo l'America va a inquinare, il petrolio della roccia andrà a inquinare anche le fonti di approvvigionamento idrico. Quindi sono contrari anche a questo tipo di cose. E quindi termino rinnovando al ministro l'invito a affinché l'Italia tecnologica che oltre le malattie tumorali, le caratteristiche sono anche molto più lunghe, per ciò che riguarda le malattie cardiovascolari, per ciò che riguarda le leucemie, le leucemie. Lo dico alla mia veduta perché faccio parte, sono vicino ai medici per l'ambiente. Grazie.